Quando noi abbiamo un insegnante di scuola elementare che prende 1.300 euro al mese, un insegnante di matematica o di italiano che prende 1.500 euro al mese, evidentemente stiamo parlando di stipendi che sono assolutamente inaccettabili. Questo governo, appena entrato in carica, ha avuto, credo, il merito di fare il più alto aumento contrattuale mai realizzato da tanto tempo a questa parte. 124 euro al mese in più, 300 altri milioni di euro che erano destinati a microprogetti e che invece ho deciso venissero destinati ad aumentare gli stipendi di tutti gli insegnanti. Io ricordo che la sinistra, un tempo, nel 1982, un bellissimo intervento di Claudio Martelli, diceva: merito e bisogno, coniugare merito e bisogno. Questa sinistra non sa più coniugare merito e bisogno. La vera sfida è rendersi conto che se noi vogliamo lo sviluppo del territorio e soprattutto amiamo i nostri figli, vogliamo che i nostri figli possano trovare un lavoro, realizzarsi nella vita, non possiamo non far dialogare la scuola e il mondo dell'impresa. Ma non è una vergogna che ci siano 1.200.000 posti di lavoro con la disoccupazione che abbiamo che vanno disattesi perché non c'è la capacità della nostra scuola di entrare in sintonia con il mondo della produzione del territorio. È questo su cui noi dobbiamo puntare. Questa è la vera sfida.